Restano pochi giorni per salvare la Shell Box di Castel Fiorentino e i suoi 127 dipendenti, ma non si vedono schiarite. L'incontro fiume dei giorni scorsi in regione si è concluso dopo 3 ore di confronto con un niente di fatto. L'RSU e la FIOM insistono nel chiedere il via libera alla cassa integrazione senza la firma della liberatoria. Infatti, la legge Fornero ne permetterebbe il prolungamento. I sindacati e le RSU Lucchini hanno chiesto un incontro urgente al presidente della Regione Rossi e puntano a vedere quanto prima anche il premier Renzi. La situazione dell'impianto siderurgico, dicono i sindacati, deve essere presa in mano direttamente dal governo. Intanto gli operai delle imprese di appalto della Lucchini, insieme ai sindacati, chiedono di stabilire rapidamente la data del pagamento delle spettanze arretrate. A sostegno della richiesta hanno manifestato sotto la direzione dello stabilimento. Rinnovato il protocollo siglato da ANCI Toscana con CGIL e CISL UIL, a partire dal quale, in occasione dei bilanci di previsione dei comuni, possa svilupparsi il confronto per trovare intese. Il comune obiettivo è la tutela del potere di acquisto di lavoratori e pensionati, la garanzia del welfare locale e dei servizi sociali che evitano l'aumento della pressione fiscale e tariffaria. L'intesa prevede un'azione comune verso Parlamento e Governo per il ripristino di finanziamenti adeguati, in tempi certi, evitando tagli lineari. ANCI e sindacati rinnovano la richiesta di revisione del patto di stabilità interno relativamente alle risorse da destinare ad investimenti, sviluppo, messa in sicurezza degli edifici scolastici e all'occupazione con particolare riguardo a giovani, donne e disabili. Un robot al posto della badante. Potrebbe essere riassunto così il primo Open Day di Robot Era, il progetto europeo coordinato dall'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, svoltosi presso l'incubatore di Peccioli, dove l'Ateneo ha presentato i 3 sistemi robotici avanzati integrati alla perfezione in ambienti adatti per ospitarli. Una bella invenzione in grado di cooperare e interagire. I robot sono destinati a migliorare la vita degli anziani, agisce in casa, offre molti servizi, dalla possibilità di fare la spesa online al supporto per terapie farmacologiche.